finiscono le monetine della Fontana di Trevi. Diciamo ci si trova di tutto, quando uno fa questo gesto vola anche il braccialetto. La cosa più curiosa proprio che abbiamo trovato è stato un vibratore. E ogni tanto ci troviamo dei denti, una volta abbiamo trovato anche una dentiera intera. Il piatto di un gambero, si vede che qualcuno al ristorante non gli è piaciuto e l'ha buttato. Tra i 6.000 e i 7.000 euro potrebbero essere. Ah! Diremo al comune di mettere un post. Con una macchina facciamo un primo conteggio dividendole da quelle straniere. Ci sono anche monete da 1 o 2 centesimi, ma vanno benissimo, è il totale che fa la somma, quindi... Nel solo 2022 sono stati raccolti 1.400.000 euro. Ma dove finiscono le monetine della Fontana di Trevi? Andiamo a vedere. Ci troviamo alla Cittadella della Carità, Santa Giacinta. E quante persone vengono aiutate all'interno di questo? Qui, solo qui sono circa 600 al mese. Carta di credito alimentare, Emporio della Solidarietà, ha dei punteggi in base alle condizioni della famiglia, cioè proprio per dare l'idea che è un supermercato a tutti gli effetti. Marmellate, cacao, le patatine, qui c'è sempre qualche conflitto con i bambini. Abbiamo 5 Emporio della Solidarietà nella città di Roma. In un periodo come questo, più che mai, fate parlare di una beneficenza che sia trasparente, sì, è così? Sì, assolutamente, mi va della credibilità, della serietà, anche perché sono soldi non nostri, perché tanti centesimi consentono comunque poi di confluire in un importante impegno.